siamo a Los Alcázares, 5 tonnellate e mezzo, noi ci stiamo. Ma bello questo pasticcio. Allora, no, c'è la musica. Allora, eccoci qua. Eccoci qua. Dove siamo? Siamo a... È un bel problema. Alcázares, qualcosa del genere. Alcázares? Mi pare di sì. Siamo proprio vicini stavolta ad Alicante. Stavolta siamo vicini ad Alicante, vicini a Torrevecchia. Torrevecchia. Potremmo andare solo a vedere. Prima mangiamo, perché oggi proprio abbiamo fatto tappa lunga, Domani oggi dobbiamo ancora preparare, ancora ci dobbiamo pranzare. Un unico pasto facciamo noi, ma lo dobbiamo fare. Almeno quello che ci è rimasto dobbiamo fare. Va bene, sto preparando qui. Ecco qui, stiamo preparando. È inutile dirvi fuori, c'è il mare, più tardi ve lo faccio vedere. Adesso ci godiamo questo momento di relax. E poi ci mangiamo questo piatto di pasta e poi decidiamo. Ah, guarda che luna. Bellissima. Una favola. C'è anche chi pesca, detto io. E poi questo è solo riservato agli invalidi. Buongiorno. Esther sta finendo di fare il letto, la colazione, ha finito di preparare, di pulire, il caffè è tutto. Adesso vi faccio vedere che panorama stamattina, dove ci siamo svegliati. Guardate qui. Abbiamo dormito qui stanotte, è inutile dirvi. Bello, a parte silenzio totale, nessun fastidio. Accanto a noi altri due camper che sono arrivati credo stanotte, perché non me ne ero accorto. Li vedo solo stamattina e che anche loro non hanno dato nessun problema, hanno dormito per i fatti loro. E adesso ci prepariamo, ecco, vediamo se riusciamo a prendere un caffè e... Vediamo se riusciamo a prendere un caffè e niente. E ci avviamo ancora una volta nel percorso per il nostro tour. Qual è il nostro tour? Dove dobbiamo andare stamattina? Dovremmo andare a Torrevieja e poi Alicante, se ci arriviamo. Oh. Alicante, finalmente ci arriviamo, forse oggi. Dovremmo essere abbastanza vicini, quindi Alicante, forse oggi ci arriviamo. E però... Ragazzi, come si fa a vedere posti così e non fermarsi? Io, anche perché il nostro scopo è quello. Altrimenti andavamo in albergo e ci mettevamo a fare la vacanza una settimana in un posto. Noi siamo itineranti, abbiamo bisogno di muoverci, e quindi in libertà, e quindi senza, quando possiamo evitiamo i campeggi, evitiamo tutto il resto, perché luoghi così li devi vivere direttamente in riva al mare. E ce n'è tantissimi, la costa, l'Italia ne ha tantissime, ma la Spagna,
La parte sud è bellissima, tra l'altro è bella, molto bella, pulita, curata. È quello che è, va detto, è così, è molto bella. Va bene, io sono pronto per passeggiare, tu Esther sei pronta? Sì. Ecco, piccola passeggiatina, vediamo se possiamo prendere un caffè qua, anche di quello mezzo, cioè quasi quasi caffè. E poi noi già abbiamo dato con la caffettiera nostra il caffè siciliano che arriva da Catania, cioè, questa storia la sapete, ormai vecchia. E quindi niente, allora oggi è domenica, una buona giornata, qui questi del Cabrafiago, i tedeschi sono svegliati, e una buona giornata nonostante le apparenze, qui sono già le 10:10, quindi perché... E come vi dico sempre, qui il sole esce molto tardi la mattina. Questo è, quindi buona giornata e ci sentiamo più avanti e vi faremo vedere altri frammenti di luoghi che visiteremo da qui in avanti. A dopo. Ecco, è l'ora del nostro caffè. Vediamo se riusciamo a prenderlo qui, un buon caffè. C'è un Chiringuito che onestamente ci ha, tra virgolette, quasi ospitato, perché siamo vicino a lui, e ho notato che ieri sera alle 11:30 hanno chiuso e sono andati via tutti. Un silenzio, non hanno fatto, non hanno dato alcun fastidio di nessun tipo. Stamattina hanno riaperto da poco, saranno state le 8:30, 9, e adesso vediamo se prendiamo un caffè qui, anche per ricambiare. Ci proviamo, sperando che sia un buon caffè. Ecco questo Chiringuito che c'è qui sulla spiaggia. Le sedie. Con? Le sedie. Le sedie, carine. Un piccolo sdraio, tra l'altro. Ero con leche? No. Ah, dos he preso. Grazie. Okay. ¿Quieres alguna tostada? No. ¿Qué dicevo? Posso volare? Andarsi. Bene. Buono, era quello, grazie. Vediamo com'è. È un miracolo, siamo riusciti a far fare dei caffè così qua. Com'è? Buono. Com'è, dillo qua? Beh, no, già è tanto che sono riusciti a farli in una tazza così, perché in genere solo per noi le hanno dovute cercare. Buongiorno. La mattina il Chiringuito è degli adulti, la notte, la sera dei ragazzi. Cioè, ho capito, uno che si fa il latte con, allora, no, fa, il caffè con rum. Il caffè con rum macchiato, corretto. Sì, ma solo che ci ha messo mezza bottiglia di rum, corretto il rum col caffè. Ci mettiamo il caffè dentro la bottiglia, vediamo. E qui è così, che volevamo fare? È così, niente. Questi che poi sono locali, non erano stranieri qui. Non siamo, sì, qui è un paesino, tranne questi due camperetti che ci siamo qui attorno, sono loro, quindi non c'è. Non sono stranieri che hanno abitudini, sono proprio qui locali che fanno così. Allora. Ci prepariamo per andare via, ci guardiamo sto panorama ancora qualche volta. E poi ce ne andiamo. E poi ci avviamo. Sì. Va bene, continuiamo più tardi. Buona giornata. Poi ci sono altre rampe.
si è permesso a fare così. Grazie parcheggino, ciao! Ecco, basta che lasciamo. Guarda, guarda dove richiamo la stazione.